Il caso Moro, Nicola Lofoco, noi ci troviamo in dopo Moro, c'è stato un altro caso clamoroso che era quello di Borsellino, dove un pentito di mafia fa delle rivelazioni e diventa amico di famiglia della famiglia Borsellino dopo che invece è stato vittima. E il caso di Eleonora Orlandi, dei casi che ancora oggi, nonostante diciamo, giuridicamente si parlava prima della differenza tra il processo giuridico e il processo storico, lasciano comunque tanti spazi aperti. C'è una cosa che mi ha colpito nel suo libro e anche nella sua relazione di oggi, a proposito di una possibile presenza del Ministro degli Interni un'ora prima della diffusione del comunicato della morte sul posto del delitto. C'è ancora tanto da fare in Italia per la trasparenza dei dati, per dare le informazioni giuste. Io la ringrazio per questa domanda, perché quello che lei ha citato è proprio uno degli elementi che mi ha spinto a fare questo libro. La presenza del Ministro degli Interni di Avani, il futuro Presidente della Repubblica, un'ora prima dell'annuncio ufficiale da parte delle BR dell'esecuzione di Aldo Moro. In Corte d'Assise c'è una documentazione fotografica disponibile, ci sono le testimonianze di questo artificiale e dell'altro. Analizzando le foto e vedendo bene quello che è successo, io arrivo alla conclusione che in realtà questa persona abbia semplicemente, dopo 35 anni come normale, ricordato male l'orario. Io credo che ci sia stata semplicemente in quel momento soltanto una ricordanza dell'orario sbagliato e che in realtà la versione ufficiale dei fatti, cioè che in realtà prima delle 12.13 in via Caetani non ci fosse nessuno, sia vera, e nel libro parlo di questo dandone documentazione. La ringrazio.